Entrare nel museo etnografico e nella casa contadina a Lodrino offre l'occasione per scoprire la storia e le tradizioni della vita rurale del territorio. Se oggi l'economia della collettività locale ruota principalmente attorno all'industria, nel passato mantenne un carattere prevalentemente agricolo, centrato sull'allevamento, sullo sfalcio dei prati e sul taglio del bosco. Nominato fra le terre donate dal re Longobardo Desiderio al monastero cittadino di Santa Giulia, di Lodrino e della sua comunità si cominciarono ad avere testimonianze più precise nell'anno 1385, quando con il dominio visconteo il comune venne incluso nella quadra di Valle Trompia. La collezione museale nasce dall'impegno di un gruppo di lodrinesi appassionati di etnografia che dagli anni Ottanta del secolo scorso ad oggi hanno recuperato centinaia di oggetti legati alla quotidianità rurale. Il museo, sito in frazione di Invico, viene costituito tra il 1995 e il 2003 grazie all'Associazione Museo Etnografico di Lodrino, alla scuola e al comune. Nel corso degli anni circa 3.000 oggetti sono stati raccolti e conservati con l'intento di documentare ed evocare la vita delle classi popolari locali e della valle. Lungo il percorso espositivo, concepito come un'ideale via del bosco, sono visibili una selezione di strumenti legati alla caccia e al territorio e una serie di oggetti legati all'allevamento e alla fienagione, come gerle, campanacci, rastrelli e falci. Ampio rilievo viene inoltre riservato all'attività boschiva e all'ingegno contadino, grazie all'esposizione di attrezzi da taglio, il trasporto e la lavorazione della legna, testimonianze di un ciclo produttivo secolare che ancora oggi continua. Vi sono infine esposti strumenti relativi ad altre lavorazioni artigianali tipiche della vita quotidiana del passato. Nel 2017 l'allestimento museale si è arricchito di una sezione dedicata alla caseificazione, attività che ha caratterizzato storicamente il settore agricolo valligiano. Tra i prodotti frutto di questa pratica secolare e qui valorizzato spicca il nostrano Valtrompia, un formaggio a pasta dura che ha visto il riconoscimento del marchio DOP nel 2012. Diversi oggetti ad uso caseario trovano un valido e innovativo completamento nella casa contadina. Un edificio rurale, tipico esempio di abitazione montana, strutturata su due piani, con dimora, stalla e fienile. La stalla, ubicata a livello del terreno, si caratterizza per porte anguste e piccole finestre, un tempo funzionali per garantire una temperatura costante. Questo locale nei mesi invernali, grazie al tepore interno dovuto alla presenza del bestiame, diveniva fulcro della vita familiare. Qui gli uomini sistemavano gli attrezzi e intrecciavano canestri. Le donne cucivano e filavano, mentre i bambini leggevano, giocavano o ascoltavano storie raccontate dagli anziani. Accanto alla stalla si trovano il piccolo locale per la lavorazione del latte e gli spazi per la raccolta degli attrezzi, il cui uso è visibile grazie alla realtà virtuale e aumentata. Il polo museale è infine impreziosito da un'imponente scultura collocata all'esterno della casa contadina, risultato di un concorso nazionale che sintetizza una coniugazione tra passato e presente. La scultura rappresenta in forme contemporanee uno strumento chiamato frangicagnata, in dialetto trida, utilizzato durante una delle fasi di produzione del formaggio. Il museo vi aspetta per condurvi in un inedito viaggio, alla scoperta delle radici contadine della Valle Trompia.